Non mi era mai successa una cosa del genere. Mi era capitato per la mia disabilità, infatti anche lui ha sottolineato il fatto che io fossi non disabile ma handicappata e così via. Quello mi era successo, ma per la mia nazionalità mai. Ancora un aberrante episodio di razzismo. È successo di nuovo, questa volta a Roma. Protagonisti involontari di questo episodio sono Beatrice Ion e la sua famiglia. Beatrice, 22 anni, è una giocatrice di basket in carrozzina, cestista della Micacci di Giulianova e stella della nazionale italiana. La ragazza, studentessa dell'Università di Teramo, si è ritrovata in una discussione coi vicini di casa riguardo biciclette parcheggiate a ridosso della sua auto che le complicavano le manovre in sedia a rotelle. Un pretesto questo per gli insulti razzisti, perché Beatrice è di origine rumena. Mio papà ha beccato i vicini che stavano entrando in casa quando rientrava e gli ha detto: "Guarda, per favore non poggiate più le macchine, le biciclette sulla macchina di mia figlia perché è in carrozzina, ha una disabilità e se deve uscire di casa e le vostre bici sono sulla macchina, lei ovviamente fa fatica, non può spostare le vostre bici". E loro in quel momento hanno cominciato ad insultare mio papà e anche noi con insulti principalmente a scopo razziale del tipo: "Tornatevene al vostro paese, chi vi credete di essere? Non siete italiani, che pensate di avere dei diritti qui", cose del genere. Non solo insulti, i razzisti sono poi tornati alla carica, mandando il padre della ragazza in ospedale. La questione era finita lì, solo che poi è arrivato un loro amico parente che noi non avevamo mai visto e voleva entrare nel giardino di casa nostra per prendersela con me e mia mamma. Mio papà stava rientrando dalla sua passeggiata perché dopo è andato a fare una passeggiata e appena visto mio padre gli ha tirato una capocciata e l'ha preso a pugni senza il minimo motivo, non sapevamo chi fosse. E poi noi ovviamente quando lui è scappato via abbiamo chiamato polizia e ambulanza, anzi carabinieri e ambulanza. Papà l'abbiamo portato all'ospedale, anzi l'ambulanza l'ha portato all'ospedale. Ha uno zigomo rotto, un dente rotto, e vari ematomi in viso, ha entrambi gli occhi neri, e sta prendendo vari antidolorifici, dovrà fare delle visite per vedere come muoversi, perché sicuramente lo zigomo andrà operato perché bisogna ricostruirlo, perché ha proprio un buco qua, è proprio sceso. Per fortuna però non è solo l'ennesima storia di razzismo, ma è anche una storia di solidarietà, tanta la vicinanza espressa alla ragazza e alla sua famiglia, in primis da parte della società sportiva. Ho ricevuto veramente tanta solidarietà e onestamente non me l'aspettavo. E gli Amicacci, la mia società, è stata super solidale dall'inizio, mi hanno contattato, mi hanno chiesto come stavo, hanno condiviso la storia ovunque, e sono dalla mia parte, quindi posso solo che ringraziarli loro e tutte le persone che mi hanno dato tanto supporto in questo momento non molto semplice. È la prima volta che accade un episodio del genere in 16 anni di vita in Italia, racconta Beatrice, che comunque non ha perso il sorriso nonostante la violenza gratuita subita. Dispiace quando succede una cosa del genere perché vieni giudicato per la tua nazionalità e non magari per quello che tu puoi essere. Non ha senso piangersi addosso, però quello che io posso fare è fare luce su questa questione. Sicuramente il razzismo non finirà perché una persona ne parla, però magari due o tre persone si apprendendo quello che è successo, magari capiranno che non è giusto e magari cambieranno idea, no?